Perché John Bonham è considerato il più grande batterista rock della storia? Che cosa lo ha reso così influente? Su di lui si è già detto e scritto tantissimo, quindi per non essere banale cercherò di raccontarlo andando oltre i cliché più comuni che si possono già trovare su qualsiasi blog o su YouTube. Quali cliché? Beh, se pensiamo a John Bonham, evidentemente pensiamo subito al suo suono incredibilmente potente. Alla sua esuberanza tecnica, cito i celebri colpi doppi veloci eseguiti con un solo pedale. I suoi drum solo epici o le performance selvagge senza bacchette, solo con le mani. E va bene, sono cose che si trovano ovunque, ma è solo una piccola parte del suo bagaglio. E penso che qualche giovane batterista di oggi, abituato a sentire il livello dei musicisti moderni, potrebbe addirittura mettere in discussione la faccenda o non capire precisamente perché Bonham gode di tutta questa considerazione. Allora ho voluto scavare più a fondo, cercando di mettere in luce altri aspetti musicali meno evidenti magari, per spiegare perché John Bonham è giustamente considerato il dio del rock. John Bonham era decisamente un batterista rock pesante, addirittura pensa che prima di entrare nelle Zeppelin certi locali si rifiutavano di farlo suonare per il volume che produceva con la sua batteria. Ma nonostante ciò era un batterista molto ordinato e sapeva dosare benissimo dinamica e balance tra gli elementi. Aveva un profondo background blues, adorava il funk e la musica Motown ed è stato capace di fondere queste influenze e portarle nel suono della band in maniera originale e innovativa fin dal primissimo album. Partiamo dall'influenza funk. Ci sono pezzi iconici come Good Times, Bad Times o Immigrant Song che hanno un feeling super sincopato. E ok, li conosciamo, ma ci sono anche brani meno noti che hanno una matrice funk pazzesca, ad esempio Darlene dall'ultimo album Coda, uscito nell'82, 2 anni dopo la sua morte. Io qui ci sento l'influenza di Funky Drummer di James Brown con quell'apertura bellissima sul secondo sedicesimo o di Ziggy Modelist dei The Meters che giocava molto con questo ritmo. Altro che rock, raga, questo è funk marcio! Ma torniamo alle influenze applicate al rock. Custard Pie dall'album Physical Graffiti. Che disco! Qui Bonham ricava un groovone in stile Bo Diddley in clave 3-2. Ta, 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 pa, cic, ton, cic, con, con, cic, con, con. Mamma mia che pezzo ragazzi, è rock pesante ma ti fa ballare, capito? Questo è Bonham, sempre funk, senti In My Time of Dying, pezzo di 11 minuti di una meraviglia assoluta, minuto 4 circa parte il riffone di Page e senti che groove funk ci mette Bonham. Jimmy Page, mi vengono i brividi a nominarlo ragazzi, ma come suona Jimmy Page? Bonham aveva un'indipendenza notevole tra mani e piedi, faceva spesso dei giochini molto interessanti da analizzare, credo che se ne parli poco di questa sua abilità. Partiamo da Four Sticks, una genialata totale, te lo faccio sentire e poi te lo spiego. Praticamente lui fa questa cosa, il brano è in 5, pam pam, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Questo è il pattern principale. Come funziona? Con le mani è facile, è tutto alternato. Praticamente fa 1, 2, 3, 1, 2. Poi c'è il Charleston, che suona sempre. E quindi col piede sinistro faccio questo. Pam, pam.
fin qua tutto bene, ma la cassa suona tutto in levare, quindi suona questo. E questo è un casino. Praticamente tu hai la mano destra che suona insieme al Charleston e il piede destro che suona insieme al tom. Quindi te lo faccio a pezzi. Pam pam. Poi nel corso del pezzo fa anche alcune variazioni, tipo usa un po' delle sorte di flam. Non è facile sta roba qua. Poi sto giochino con la cassa lo sentiamo anche in altri pezzi. Altro groove notevole, Poor Tom, dall'album Coda, un brano meno celebre della loro discografia, con questo groove stile second line, drumming, New Orleans, meraviglioso e neanche semplicissimo da fare. Oppure prendiamo la famosissima Fool in the Rain, il brano che Jeff Porcaro dice di aver preso come ispirazione per Rosanna dei Toto. Grande groove, grande swing, ma un elemento di difficoltà qui è l'apertura sul secondo sedicesimo. Quell'apertura, quel giochino, che è la cosa inaspettata e magica di questo groove, ti sbilancia, ti fa perdere la continuità, non è facile da tenere, per niente, raga. Si parla tanto degli assoli selvaggi di Bonham, che ai concerti duravano anche mezz'ora e spesso erano il clou dello show, ma la verità è che Bonham era un batterista molto ordinato. Sapeva suonare per la musica, non esagerava, lasciava spazio alla voce e agli strumenti. Ecco, sapeva usare lo spazio nella musica. Sentiamo ad esempio uno dei suoi groove più celebri e anche più facili, se vogliamo, da suonare. Cosa c'è di interessante in questo brano? Sicuramente il suono, ma il suono lo faceva il fonico, o più verosimilmente era un'idea di Jimmy Page, che era la mente della band. This is the hall where the drums were set up and where Levy Breaks was recorded. You know, this wonderful ambience to the drums. Questo brano è stato registrato in un ambiente particolarmente riverberato e poi manipolato con una compressione esagerata dei microfoni che esalta tutte le armoniche dello strumento. Però con queste compressioni i piatti rischiano di essere invadenti, di dare quasi fastidio. E qui notiamo le scelte che Bonham ha fatto, questo è interessante. Ad esempio, il primo colpo di crash arriva dopo 1 minuto e 08 di canzone e nel corso del brano noteremo come, per esempio, negli attacchi delle strofe cantate, Bonham preferisca non suonarlo mai per lasciare spazio alla voce di Plant e non dare fastidio, non lasciare code. Senti. Non può essere un caso, questa è intelligenza musicale. La nota che non suoni è più importante di 100 che avresti potuto fare. Stessa cosa se ascolto Kashmir, altro groove solidissimo, senza fronzoli, ma sempre in funzione della musica e dello spazio. Bonham era fortemente influenzato anche dai batteristi dell'era swing e il suo suono deriva decisamente da quel background. Lui usava misure molto grosse, cassa da 26, tom giganti, ma le pelli erano molto tirate, molto risonanti, avevano suoni aperti, con tanti armonici come facevano i batteristi jazz.
Questo suo approccio leggermente swingato lo possiamo sentire in tanti brani, anche quando suona straight. Il concetto di micro timing. Cosa significa sta roba? Non facciamola difficile. Te la spiego perché è bellissima e se la cogli ascolterai la musica con un altro orecchio. Ora ti faccio sentire due groove identici, uno totalmente straight, dritto, e lo stesso groove con le stesse note con la pronuncia swingata o shuffle. Straight. Shuffle. Ora, questo groove, che ha le stesse identiche note ma è suonato con due pronunce diverse, lo posso suonare straight con una piccola percentuale di shuffle, di swing. Quindi è vicino allo straight, ma non straight. E Bonham suonava spesso così. Non era evidentemente una cosa decisa a tavolino, forse era proprio il suo feeling che lo portava a suonare così. Oggi queste cose le studiamo, una volta erano del tutto naturali perché lo swing era estremamente presente nella musica popolare. Ma questa componente leggermente imperfetta crea la magia e si differenzia dal groove come lo intendiamo io e te. Qualche esempio, Whole Lotta Love, uno dei manifesti delle Zeppelin. Ramble On, altro pezzo iper funk. Questo è Ghost. Queste sono leggermente shuffle, danno il tiraccio. Moby Dick, il famoso drum solo. Però senti quando ci sono gli altri strumenti che il groove non è esattamente straight, ma neanche il fill. E poi ti faccio notare una chicca, vai. Senti, eh? Tappa da pa da pa da pa, il fill lo fa con quella cassa che ti ho fatto sentire prima, cioè con la cassa e levare, geniale. Mamma mia, ma come mi esalto! Sì, ok, Dado, lo vediamo che sei gasato, però diciamolo, i Led Zeppelin erano storti, non erano metronomici per niente. Lo dico, Bonham non andava a tempo. Ma chi se ne, ma meglio! Anzi, sai che mi sono quasi rotto di sentire la musica perfetta. Cioè, io ascolto i loro pezzi, ci sono gli errori, ma sono errori belli, errori umani. Facevano i dischi vivendo il momento, si guardavano in faccia, altro che Pro Tools e la griglia. Ok, adesso non voglio fare il vecchio lamentoso, perché la musica è cambiata e quelli erano altri tempi, tutto quello che vuoi. Però quel sound ancora oggi ci lascia qualcosa perché era vero, era emozione pura. Bonham non era un batterista perfetto, aveva dei limiti e sapeva di averli, ma ha valorizzato quello che sapeva fare meglio creando un vocabolario personalissimo. Sei d'accordo con me? Io tra l'altro ammetto che non sono un super fan dei Led Zeppelin, proprio da farsi i tatuaggi con scritto Bonzo, e ho questa batteria come la sua perché mi piace come suona, anche se poi suonare come lui è un'altra roba. Ai ragazzi mi permetto di dire che bisogna sempre contestualizzare l'artista e la musica. Qui parliamo di un musicista di 50 anni fa che ancora oggi tutti proviamo a imitare. Bonham è morto nell'80 a 32 anni, in poco più di 10 anni di carriera con i Led Zeppelin ha rivoluzionato la batteria. Se non ci fosse stato lui non ci sarebbero moltissimi batteristi che oggi adoriamo. Ho creato una playlist pubblica su Spotify con le mie performance preferite di Bonham in studio. Sono circa una trentina di brani, quindi se vuoi farti un bel viaggio, attacca le cuffie, spegni tutto e ascolta con attenzione. Ti lascio il link nelle note. E se vuoi godere ai massimi livelli, nel mio sito ho raccolto una playlist di video dove puoi ascoltare le canzoni dei Led Zeppelin solo con la batteria, senza gli altri strumenti. Una meraviglia. Io ti ringrazio se sei rimasto con me fino a qui. Se vuoi sapere di più sulle cose che faccio, ti segnalo il mio sito ufficiale suonarelabatteria.it, e se vuoi imparare con me e i miei corsi didattici online, dai un occhio a corsi.suonarelabatteria.it. Mi sono veramente divertito, ti chiedo scusa se ho osato suonare sopra John Bonham, ma poi mi dicono: ah, ma Dado, devi suonare quando spieghi. Basta, ho finito. Viva Bonzo, buona musica, ciao.